Ciao, come l'hai visto titoli, oggi parliamo di quando ho perso un cambiato di italiano e sì, è dovuto al diabete. Ma prima ti ricordo che io sono Emanuele, sono studente di medicina ormai quasi al terzo anno, quasi perché al momento in cui registro siamo ad agosto e ora a settembre ovviamente al terzo anno. Sono diabetico da più di 15 anni di tipo 1. Prima di cominciare col video ti ricordo di iscriverti al canale, mentre attivare la campanella. Per rimanere aggiornato su quelle che sono tutte le informazioni sul video, è che il 70% di voi si guarda i video ma non si iscrive. Iscrivetevi, così più corretto, cioè, il senso ha che vi guardiate i video ma non vi iscrivete, non ha senso. Inoltre vi ricordo che sul canale potete trovare un sacco di video che riguardano la vostra gestione della glicemia, come migliorare il vostro rapporto con il diabete. Per chi non lo sapesse, io ho fatto ciclismo per 7-8 anni a livello agonistico, ho corso anche nel team Novo Nordisk, una squadra di professionisti composta da ragazzi interamente diabetici. E in questo caso si parla di una particolare specialità del ciclismo, che è la cronometro a squadre. Ora, il ciclismo, quello più conosciuto, è il ciclismo su strada, che è la corsa in linea, cioè si parte dal punto A e si arriva al punto B. Seconda possibilità è si parte dal punto A e si arriva al punto B in maniera cronometrata, cioè vince chi ci mette meno tempo a raggiungere questo percorso. Possibilità numero 3, vince la squadra che ci mette meno tempo a compiere questo percorso. Ecco, oggi parliamo della squadra che ci mette meno tempo a compiere questo percorso. Questo tipo di gara prende il nome di Team Time Trial oppure di cronometro a squadre. Vi devo ricordare che l'anno precedente ero stato campione italiano a cronometro a squadre, cioè nel 2016. L'anno in cui invece l'ho perso è il 2017. Nel 2018 non ho nemmeno partecipato perché un mese prima mi sono aperto il ginocchio, avevo il punto sul ginocchio, quindi non ho potuto partecipare. Durante l'anno ci sono state qualche cronometro a squadre, non è una specialità che viene molto praticata, però ce ne sono state altre due, che erano due precedenti comunque abbastanza importanti. Il primo l'abbiamo vinto, il secondo invece per motivi che non era colpa nostra, in quanto la macchina degli organizzatori era accidentalmente davanti a noi e ci ha tagliato la strada, accidentalmente, e la squadra degli organizzatori poi ha vinto, sempre in maniera accidentale. Sappiamo comunque che hanno rubato in maniera clamorosa, ma questo lasciamo stare, non dirò neanche in che gara, perché misurando poi i computerini possono misurare la potenza erogata da ciascun atleta. Ecco, noi avevamo 100 watt in più prodotti rispetto alla squadra che poi ha vinto, quindi è impossibile che ci abbiano battuto normalmente o con metodi legali, mettiamola così. Hanno sicuramente sbagliato, però vabbè, ormai è passato tanto tempo. Comunque, arriviamo al campione italiano consci delle nostre possibilità. Inoltre, un mio compagno di squadra è appena tornato dai mondiali, perché era stato appunto convocato in nazionale per fare i mondiali, per cui la nostra era una delle squadre più forti che c'era e siamo partiti appunto per vincere. Questo crea ovviamente molto stress, ansia, pressione. Tutte cose che, indovinate un po', contribuiscono ad alzare la glicemia e abbassare le prestazioni. Ma se in un individuo normale lo stress è gestito bene, può aiutarti a essere più attento, più meticoloso e migliorare la tua prestazione, e ovviamente entro certi limiti. Nell'individuo diabetico questa cosa sì, dal punto di vista cognitivo e razionale, ma dal punto di vista della glicemia non funziona così. Lo stress alza la glicemia, subire la pressione esterna alza la glicemia, l'ansia della prestazione fa alzare la glicemia, tutte queste cose che io non posso controllare in gara, senza considerare poi che uno sforzo che ti porta a superare quella che è la tua soglia aerobica sicuramente ti porterà ai muscoli e al fegato a rilasciare glicogeno, e in questo modo la tua glicemia si alzerà ancora di più. Ecco, questa è la spiegazione del perché è andata di merda la gara e perché gli ho fatto perdere anche ai miei compagni di squadra, ovviamente. Ma prima di venire a questo punto, c'è da dire che qualcosa di strano era già nell'aria, cioè, a parte che io il giorno prima ho fatto due errori clamorosi, che insomma, sono arrivato là con le scarpe rotte, io ho fatto, e il mio allenatore mi ha detto: "Ti auguro ti venga la tendinite", e aveva ragione. E tra l'altro, dato che era abbastanza lontano da dove avevamo la sede noi con la società, eravamo andati in hotel, invitati appunto dalla società organizzatrice. E io avevo lasciato la carta d'identità a casa, bravo coglione come sono. Tra l'altro ero minorenne in quel momento lì, per cui indovinate, bella figura di merda che ho fatto dopo essermi presentato con le scarpe rotte, quindi fantastico. Il giorno dopo mi presento a colazione e faccio colazione con quello che ho sempre mangiato prima di una gara, alla mattina o prima di allenamenti. La corsa, immaginate che sarebbe stata verso le 10, se è andata a fare colazione verso le 8 o verso le 11 la gara, non mi ricordo. E io ho fatto colazione con dello yogurt, cereali e miele. Ora, può sembrare strano, ok? Però per chi fa ciclismo è una roba normalissima e
viene, si mangia spesso anche perché è un sacco di energia, è buono, è dolce. Qui viene una serie di problemi, tra l'altro abbiamo preso parole perché non siamo andati a camminare prima della gara, cosa che non si è mai fatta, non ci hanno mai più chiesto di fare, ci hanno chiesto solo quei giorni. Quindi c'è una serie di coincidenze andate male, e non solo a me, anche ai miei compagni di squadra. Chi non trova più le cose nella borsa, chi non aveva lasciato alcune cose a casa, cioè c'è stata una serie di coincidenze generali che poi facevano presagire che non stava andando tanto bene. Appena la corsa è partita, io mi ricordo che stavo continuamente monitorando la glicemia prima della gara, e mi ricordo di essere partito con un livello di glicemia intorno al 170-180, che è un buon livello per partire una gara di questo tipo, in quanto la prima parte di glicemia tenderebbe ad abbassarsi e successivamente invece la seconda parte tenderebbe ad alzarsi. Fatto sta che se la cronometro in totale era circa 30 km e arriviamo all'intermedio, l'intermedio non è altro che un punto in cui viene percepito un tempo per capire indicativamente come stanno andando le varie squadre, ma che non ha alcun valore dal punto di vista di premi, è semplicemente un'indicazione di come sta andando la gara. Ecco, all'intertempo avevamo una media di oltre 50 all'ora in 4, con 10 secondi di vantaggio sulla seconda squadra e 30 secondi su quella che in quel momento lì era la terza squadra. Ora, all'arrivo poi i tempi furono: la terza squadra vinse con 9 secondi su di noi e 8 secondi su quelli che erano precedentemente secondi. Non so se mi sono spiegato. Comunque, noi all'arrivo siamo arrivati terzi. La squadra che era seconda all'intermedio è arrivata seconda all'arrivo. La squadra che era terza a 30 secondi ha mangiato 40 secondi a noi, alla media di più di 50 all'ora, e senza prendersi in giro, è francamente impossibile, banalmente, cioè anche qui l'hanno rubato clamorosamente, ma tanto non ho perso uguale, per colpa mia, perché non stando bene, io avendo le glicemie alte, non riuscivo a esprimere al massimo quella che erano le mie potenzialità fisiche, e di conseguenza una parte di quella che è la prestazione sportiva della squadra viene meno. Se io invece fossi stato in una condizione di essere al massimo delle mie capacità, avremmo vinto sicuramente il campionato italiano. Quindi io so con certezza che il campionato italiano è stato perso per colpa mia, per colpa del diabete, magari della gestione sbagliata di quello che poteva essere, che non è stato, però con il sì e con il ma non si cambiano le cose. Fatto sta che la colpa è mia e io so che la colpa è mia. All'arrivo, come ho detto, siamo arrivati terzi, la squadra che ha vinto ha rubato clamorosamente, però anche qua ormai è passato tempo. Quella che è arrivata seconda, purtroppo, poverini per loro, li ho visti piangere all'arrivo perché pensavano di vincere, soprattutto dopo aver visto che noi, che eravamo dati come i favoriti, siamo arrivati dopo di loro, sono stati battuti da questa squadra. Tra l'altro, tutte e prime tre squadre erano ragazzi che venivano direttamente dal mondiale. Quelli che sono arrivati secondo, un ragazzo aveva appena fatto secondo al mondiale, quelli che hanno vinto, uno aveva fatto quinto. Quindi capite che erano tutti squadre molto molto forti, e noi abbiamo perso per colpa mia, sostanzialmente. Lo so, sono una brutta persona. Adesso arriviamo a quello che magari può interessare di più a voi, cioè qual era il valore della mia glicemia a fine gara. Allora, quando io ho fatto questa gara, avevo da qualche mese iniziato a mettere il freestyle libre. Prima non lo usavo perché non mi era ancora stato consigliato, non sapevo dell'esistenza. Ora, con il freestyle libre tu non puoi sapere quanto è di glicemia, ma anche se lo sapessi, tu non puoi intervenire sulla glicemia durante la corsa, anche perché c'è un giudice in gara e a quel punto ti arriva una bella squalifica per doping e finita la corsa, nessuno corre più, chiudono la squadra, ci arrestano tutti quanti. Quindi in ogni caso non avrei potuto agire, ma magari si sarebbe potuto evitare un sovraccarico nella prestazione all'inizio per poi reagire di più e dar di più dopo. Ma queste sono tutte cose col se e con i ma, che tanto non si risolve niente. Ormai è andato, e quindi sono passati anche 5-6 anni ormai, quindi pace e amen. Mi dispiace più che altro per i miei compagni di squadra che gli ho fatto perdere, che non per me, che io comunque l'avevo vinto uno l'anno precedente. Quindi, all'arrivo quanto è che avevo? All'arrivo io ricordo di essere arrivato e avere 340, la bocca secca come non avessi bevuto da un anno, e ovviamente a parte l'umore che era ormai se n'era andato, perché ero conscio già durante la gara di quello che era stata la mia prestazione, cioè una merda clamorosa, e che molto probabilmente avrei fatto perdere i miei compagni di squadra, cioè questo ne ero conscio, lo sapevo già.
E va bene, però quello che poi mi ha stupito è che non avevo fatto caso durante poi la gara, la prestazione, perché poi sei concentrato e focalizzato su quello che è la gara, appunto era avere 340 e quella cosa, se da un punto di vista di prestazione ti giustifica, dal punto di vista umano ti fa sentire ancora di più una merda perché dici, vedi, colpa del diabete, se no sarei campione italiano. Però di nuovo, con il se e con i ma. Si dicono tante cose, magari sarei potuto stare male, magari avrei potuto bucare, magari sarei caduto a una curva, quindi non è detto questo. Però, indipendentemente da questo, sono comunque qui, io ho vinto comunque campione italiano, sono comunque uno studente di medicina che sta proseguendo quello che è il suo percorso. Questo piccolo incidente di percorso mi ha aiutato a gestire meglio le glicemie l'anno successivo in altre gare. Quindi è tutta esperienza che poi ha aiutato sotto altri punti di vista e che tuttora mi aiuta e che mi servirà per, quindi per il resto della mia vita nella gestione del diabete, finché questa malattia sarà esistente e penso che comunque non esisterà una cura a breve, anche perché le aziende che producono insulina sono tre e non avrebbe senso per loro togliersi un mercato globale di pazienti per sempre che hanno praticamente a vita in quanto il diabete è una malattia cronica solo per il semplice fatto di salvare le persone, credo che arrivino a questo livello di magnanimicità. Credo. Non penso che arrivino a questo livello di magnanimicità. Non penso che arrivino a questo livello di voler aiutare le persone. Ok, alla fine anche loro devono mangiarci su questa roba, quindi dal loro punto di vista è giusto lucrare su questo punto qua. Però a parte questa piccola critica, siamo arrivati alla fine del video. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, un commento, iscriviti. Se preferisci che approfondisca una serie di temi, scrivilo qua sotto. Io ti do tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!